La Castellana si aggiudica il derby casalingo di promozione con la Governolese. A decidere il match, la prestazione dei due portieri. Incerto il pirata Coppiardi, quasi insuperabile Lancini. L'estremo di casa è già decisivo al 21esimo sul doppio tentativo di Frigo Favalli e Salvini. 3 minuti dopo però passano i padroni di casa. Cross sul fondo di Parisio, uscita errata di Coppiardi e palla che carambola su Gianfi, che insacca l'1-0. Al 28esimo è già 2-0, Faye Pape recupera un pallone sulla tre quarti e lancia Parisio, che si accentra alla Robben e insacca sul secondo palo. Anche in questo caso sembra esserci qualche responsabilità del portiere rossoblù. Prima della ripresa, Gola opera due cambi, mandando in campo anche Pernigotti, pericoloso al 61esimo. Doppio palo a portiere battuto, ma la palla non entra. Al 73esimo ci prova Salvini con una velenosa punizione, ancora eccezionale Lancini. Ma all'84esimo, su palla persa dalla difesa rossoblù, Faye Pape non perdona e sigla il 3-0. Prima del 90esimo c'è tempo anche per il gol di Omorege su assist di Dangiolella, che fissa il 3-1.